Bentornati carissimi amici, qui da Prossima Fermata Liscio continuiamo questa kermesse di grandi artisti un po' da tutta Italia, qui dal Muovete di Faenza. E io sono con altri due cari amici che sono Cosimo e Lorena, ciao! Ciao, buonasera a tutti! Ciao, buonasera! Allora, anche loro qui per un grande stage, di che cosa vi occuperete? E noi ci occupiamo di salsa, però abbiamo fatto uno stage di Salsa on Two e Body Movement. È una fusion tra lo stile e il movimento, quindi cerchiamo di mettere insieme il movimento corporeo con i pasitos. Allora, sono cose bellissime, perché quando uno mi dice vado a fare salsa, in realtà lo riduce a quei quattro passi di salsa e pensa se ha finito qui. Invece in questi due giorni qui al Muovete c'è davvero un altro mondo. Certo, e infatti noi cerchiamo di ampliare un po' tutto il ramo della salsa, perché si pensa solo ai pasitos, invece non è questo, c'è tanto movimento che si può includere in diversi stili. Allora, due insegnanti eccezionali di due grandi realtà a Parma, giusto? Sì, noi insegniamo presso la The Flow Academy a Parma, siamo insegnanti presso quella scuola, ma insegniamo anche presso altre scuole, in quanto veniamo spesso chiamati proprio per insegnare sia a Parma che anche in provincia. Da dove è nato questa passione che portate avanti? Allora, abbiamo fatto due percorsi ben differenti. Lei è, tra virgolette, diciamo, ex ballerina e danza classica, ha fatto un percorso da piccolina. Io ho fatto un percorso diverso, da calciatore sono passato a ballerino. Quindi ho fatto un percorso un po'... Si può tutto! Si può! Allora, ci sono molti calciatori che dicono che loro sono abituati ad usare le gambe, questa parte qui non la muovono e quindi hanno difficoltà nell'imparare questi balli che invece sono morbidi. E invece Cosimo è la nostra realtà che dice che non è vero. Non è vero, perché comunque lo sportivo, essendo un ex sportivo, lo sono ancora perché comunque pratico altre attività per essere sempre in forma, lo sportivo ha già la concezione del sacrificio e del lavoro, quindi sicuramente con l'impegno che ha lo fa perché non ci sono dubbi riguardo. Invece la tua scelta di passare da ballerina di danza classica, che comunque richiede sicuramente molta più concentrazione e allenamento di quello che magari può essere la tua realtà attuale, giusto? Sì, diciamo che è stata una scelta causata, chiamiamola così, perché comunque a causa dell'università ho mollato la danza per dedicarmi totalmente all'università. Terminata l'università ho conosciuto quest'altro mondo caraibico che mi ha appassionato, e avendo comunque già la tecnica della danza è stato abbastanza semplice iniziare questo nuovo percorso, e quindi continuo e lo preferisco ad oggi. Una pagina Facebook, social, per potervi seguire? Allora, abbiamo i nostri profili, ovviamente Cosimo Notar Stefano e Lorena Guarino, poi pagina Facebook, Instagram e canale YouTube Cosimo e Lorena, Y, Cosimo e Lorena, sì, sono i nostri canali. Allora, io ringrazio Cosimo e Lorena per la loro simpatia, li lascio andare perché devono andare a lavorare, mentre noi siamo qui a divertirci e a goderci tutte queste grandi emozioni che voi oggi ci regalate. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. Ciao.